E beh, ragazzi, c'è un po' di emozione, perché anche le cose belle finiscono. Magari per nessuno è stata bella sta serie, però per me sì, c'ho tanti ricordi, è stato pieno di disegni fantastici, poi abbiamo memato un sacco, è stato uno dei momenti dove, dopo tanto tempo, che Fortnite era un po' nella bambagia, diciamo la verità, anche perché l'estate comunque è quello che è con l'attenzione delle persone, è stato un po' un ritrovarsi, risentire la community, è stato molto bello per me sto Nitro Watching, al di là che sono sempre modesti e è stato tutto strano dall'inizio alla fine, perché i teaser sono usciti al contrario, praticamente, prima il trailer, poi i teaser. Tra l'altro oggi Lele è il campione delle grandi idee, perché vi ho detto, oh, aspetta. Aspettiamo magari le 8 che cagano fuori un teaser. Niente di bello. E però ho delle buone notizie per quanto riguarda OG, la prossima collab di Festival, l'arrivo di Fortnite su iOS. Comunque, cose da dire ce ne sono. Vi esporrò soprattutto il piano di battaglia per domani. La cosa che dovete fare in questo esatto istante, non c'è assolutamente altra cosa che potete fare, è andare nel negozio oggetti e inserire il codice Lelex. Perché, raga, è importantissimo e mi supportate con l'acquisto del vostro pass di domani o della crew o di qualsiasi oggetto all'interno. Nel negozio oggetti già a partire da adesso. Chi lo mette, mi raccomando, me lo faccia sapere che nei commenti, che gli lascio ovviamente il cuoricino. Basta che non fate un commento così idiota dal punto di vista dei contenuti che non mi permettete di mettervi il cuoricino, perché se dite tipo Lele l'ho messo, però adesso vado a picchiare, che ne so, mio fratello, ecco, questo non ve lo metto perché io non incito alla violenza, ok? Quindi commenti educatissimi, PEGI 7, ok? Come direbbe Fortnite. Andiamo dentro, ultima volta che vediamo il vaso pieno, direi, e vediamo un po' che succede. Oh, guardate che bello! Al tramonto proprio, per ricordarci tutto quello che siamo stati e quello che è accaduto in questo tempo. Allora, ragazzi, io ovviamente inizio ringraziandovi per tutto il supporto che avete dato alla serie. Lo so che sembro sempre un diavoletto, diciamo che l'outfit stavolta combacia col carattere. Sappiate che io scherzo sempre, vi voglio tanto bene e quindi vi ringrazio ovviamente per tutti i like che avete lasciato, per chi mi ha già confermato che ha messo il codice per domani, soprattutto per le belle live che ci siamo fatti sti giorni. Non lo so, a me piacciono tanto sti momenti, ok? E lo so che recito la parte del duro, poi però è difficile rimanere sempre duri, ok? E non utilizzate questa battuta in altri contesti spiacevoli, altrimenti mi fareste passare per un mostro. No, siamo così in profondità. La macchinista non ci ha accolto per l'ultima volta al Pozzo Pupù. Quindi niente, vi ringrazio davvero per tutto, per le fan art, per la community, per tutti i messaggi che ci siamo scambiati, per le belle live che abbiamo fatto fino a tardi. Io, ragazzi, sono stato anche più del solito, giusto per stare un pochetto con voi, anche perché è estate, si può fare. Insomma, sono state delle bellissime giornate, vi ringrazio. Ma non finisce qui, perché stasera c'è l'ultima live di Watching. Magari droppano qualche altro teaser, speriamo di sì, e siamo lì. In più, ovviamente, domani dalle 8 del mattino, mi raccomando, dalle 8 del mattino saremo in diretta su sito Viola, ok? Vi ricordo che ogni volta che venite su YouTube potreste trovarmi in live in verticale. È fatto apposta per notificarvi che siamo in live dall'altra parte, quindi non sostate inutilmente in una brutta live verticale, utilizzatelo come reminder per dire: ah, ok, Lele sta in live, vado a vederlo sulla piattaforma Viola. Quindi ci vediamo domani, stasera, certo, ma anche domani alle 8. Allora, prima informazione, hanno droppato il trailer di Karol G. Se non si pronuncia così, mi perdonerete, non penso che sia Carol, sinceramente, però che ne so, perché sembra tipo spagnola. Io di questa tizia non ho ascoltato mai una canzone in vita mia. Ecco quanto sono dissociato dall'universo e dal mondo. Fatto sta che è molto importante, se vi interessa ovviamente Festival, qui c'è anche un'anteprima del post battaglia, nulla di nuovo. Sappiamo, uno, che uscirà un evento dedicato a lei molto presto, alla fine di agosto, quindi esattamente come in Metallica dovremmo avere qualcosa di simile per lei. So che l'evento dei Metallica non ha attirato molto pubblico, però comunque voglio notificarvi questa cosa. E contemporaneamente, ovviamente, una cosa che può essere utile per fare delle deduzioni a livello di date, eccetera, eccetera, è che il suo pass terminerà il 2 di novembre. Una data che è stata associata a un altro momento molto importante, ovvero sia l'uscita di OG2, che quindi sembrerebbe essere confermata proprio per quelle date lì. Che come vedete adesso, tipo il pass dei Metallica è finito e domani inizia quello di Karol G. Allo stesso modo, quindi probabilmente quello prossimo, che sembra sarà con Snoop Dogg, tra l'altro, questo invece lo conosco bene, dovrebbe iniziare quindi in concomitanza con OG.
Dopo però bisognerà capire se il pass di Snoop Dogg durerà un po' meno di questo di Karol G, non lo so sinceramente, questa è una questione un po' annosa da capire, ma lo scopriremo insieme. Quindi sì, occhi puntati su il probabile 2 novembre come data per Fortnite OG, che è un sabato. E questo ci può anche far riflettere, perché solitamente le season con mini eventi o senza evento iniziano il venerdì. Sabato, perché di sabato? Perché vogliono fare un evento completo visto che Marvel ha messo gli sghei, cioè i soldi? Può darsi pure di sì. Quindi io sarei ovviamente felice, perché magari sarà un bel evento in stile vecchio di Fortnite, ma vediamo, ancora non posso montarvi un hype su cose che non so. Comunque di sicuro la data ufficiale di OG la sapremo domani, perché ovviamente la scadenza del pass Marvel indicherà quando uscirà la stagione OG. Vi confermo tra l'altro che in teoria domani, salvo imprevisti, tornerà anche Fortnite su iOS e Android pure, da quello che ho capito, perché da domani sarà disponibile per il download tramite, come già sapete, il download tramite app esterna. Come sapete, perché è successo questo? Perché non Apple ha fatto pace con Epic, né viceversa, ma perché l'Unione Europea ha imposto ad Apple, se su questo sono informato, su Android credo sia la stessa cosa, ma potrei dire una minchiata, comunque forse era già disponibile, quindi non vorrei dire cavolate, comunque sicuramente è stato imposto ad Apple di non poter avere solo l'App Store, che è considerato appunto posizione dominante, e quindi è stata obbligata Apple a fornire la possibilità ai propri utenti di fare il download di altri store digitali all'interno dell'iPhone o comunque dei prodotti iOS. Questo significa quindi che Fortnite sarà disponibile sul Epic Store proprietario e quindi potrete scaricarlo tramite questa maniera all'interno dei vostri dispositivi. Non lo so quanto sarà profittevole, perché comunque è una cosa che va saputa, però adesso vedremo magari come i numeri si alzeranno in concomitanza con questo. C'è anche ovviamente un set gratuito che si sbloccherà proprio per questa evenienza e quindi comprenderà delle missioni da fare su mobile, quindi tenete gli occhi aperti anche da quel punto di vista. E direi che anche per questo argomento ci siamo. Io non so quanti di voi sono stati espropriati del loro giocare su iOS. Io ho sempre sentito di gente che mi seguiva che principalmente giocava sulle console oppure su PC. Mai, quasi mai, ho sentito di gente che giocava da telefono, o comunque ci hanno giocato per brevi periodi per poi passare a strumenti più, credo, professionali per giocare a Fortnite, ma comunque ognuno gioca come vuole. Fatto sta che magari è comodo, perché uno va in vacanza, se lo può portare dietro, ha la sua comodità avere sul proprio telefono la possibilità di giocare a Fortnite. Problema è la memoria. Cioè, Fortnite pesa tanto ultimamente, tanto, e magari è un po' demanding per quel che riguarda le risorse. Infatti so che si può scaricare dall'iPhone 11 in poi, per cui chi ha delle versioni vecchie non può prenderlo. Non ho controllato la compatibilità con altri dispositivi iOS tipo iPad, eccetera. Probabilmente lì è un po' più generoso, ma non ve lo posso dire con certezza. Ragazzi, ci vediamo tra, in realtà, quando esce questo video, dopo pochi minuti, cioè ok, tra pochissimo il live, proprio tra pochissimi secondi il live su Twitch. Mi raccomando, poi se stasera non venite, ma venite perché ci facciamo i grandissimi viaggioni, anche perché oggi vedremo un video sulla lore di Doom, ve lo dico per capire meglio. Ci vediamo in ogni caso, per chi non può, ma vi aspetto comunque, alle 8 domani. Domani mattina alle 8 in live, pronti, caffettino, e se siete troppo piccoli prendetevi qualcosa da bere che vi sveglia, che non so se potete bere caffè, credo di no. In ogni caso non voglio dare consigli sbagliati. Ci vediamo, insomma, domani alle 8, ma tra pochissimi minuti, ripeto, in live su Twitch. Nitro Watching finisce con questa safe che sta per divorarci, e Jules accetterà di essere divorata guardando indietro il vaso di Pandora, che domani sarà un po' scarichello perché Dr. Doom se lo succhia tutto. E questa forse è una cosa un po' troppo ambigua. Ciao a tutti, alla prossima!